manifestazione della FIOM indetta sotto Palazzo Chigi, anche i lavoratori in sciopero dell'Information Technology, un settore sotto attacco con molte chiusure. Roberta Turi, com'è la situazione, com'è andato lo sciopero e soprattutto quali sono le piattaforme di rivendicazione? Sì, allora lo sciopero è andato abbastanza bene considerando che sono aziende che stanno scioperando praticamente da mesi, alcune stanno in una situazione quasi disperata, quindi ovviamente qui abbiamo i lavoratori sia dell'informatica che delle telecomunicazioni che dell'elettronica. Allora, nella nostra piattaforma noi rivendichiamo tutta una serie di questioni. Innanzitutto questi sono lavoratori di una filiera, l'Information Technology, che beneficerebbe del fatto che l'Italia raggiungesse i famosi obiettivi dell'agenda digitale italiana, di cui si parla tanto, se ne parla in Europa ormai da più di 2 anni, ma l'Italia è fanalino di coda, il che vuol dire la famosa larga banda, il commercio elettronico, l'informatizzazione, insomma la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Dopodiché c'è il problema di Telecom Italia. La maggior parte di questi lavoratori, adesso sono passati i lavoratori della Sirti, lavora in appalto per Telecom Italia e quindi noi diciamo che c'è un nodo Telecom Italia da sciogliere. Dal nostro punto di vista la rete deve tornare sotto il controllo pubblico, cioè noi abbiamo avuto un danno enorme prodotto dalla privatizzazione di Telecom e pensiamo che l'unico modo veramente per rilanciare gli investimenti e fare l'interesse generale del paese sia di nuovo ripubblicizzare la rete di telecomunicazioni. Dopodiché c'è la questione degli appalti. Allora, moltissimi di questi lavoratori rischiano il posto di lavoro a ogni cambio appalto, perché in Italia non esiste una legislazione che tutela i lavoratori che lavorano negli appalti, nel senso che a ogni cambio appalto si rischia il posto di lavoro, anche se le attività sono le stesse, il lavoro è lo stesso, ma tutte le volte si perdono posti di lavoro e si peggiora la condizione dei lavoratori. Quindi noi stiamo parlando di un settore strategico per l'innovazione del paese. Assolutamente, questi sono appunto i lavoratori, ad esempio i lavoratori delle installazioni telefoniche che costruiscono la famosa rete a banda larga, ci sono i lavoratori delle telecomunicazioni, di Taltel, di Alcatel-Lucent, che fanno gli apparati per la trasmissione della comunicazione, ci sono i lavoratori dell'informatica che fanno i servizi, quindi i servizi che aiuterebbero anche il cittadino nel rapporto con la pubblica amministrazione, quindi veramente dei servizi importantissimi e appunto lavorano tutti in appalto senza nessuna clausola sociale e quindi questo produce che ai cambi appalti quindi si rischia sempre il licenziamento o comunque il peggioramento delle condizioni di lavoro, perché i prezzi sono bassi, perché ci sono le gare al massimo ribasso, perché diciamo che lo sconto sui prezzi si fa sempre sulla pelle dei lavoratori. E l'incontro che c'è stato con il governo che cosa porta? C'è un tavolo aperto? Allora, chiaramente la FIOM ha posto tutta una serie di problemi che riguardano in particolare molti dei settori metalmeccanici, di cui l'Information Technology è uno, c'era il settore dei trasporti e quindi c'erano aziende come Fincantieri, c'erano lavoratori di aziende come Fincantieri, come Ansaldo Breda, c'era il settore dell'elettrodomestico. Noi abbiamo rivendicato ovviamente una politica industriale per questi settori. È chiaro che noi siamo contro la politica di austerity che sta impedendo di investire risorse per il rilancio di questi settori e quindi che io sappia, appunto sono scese, ho avuto modo di parlare con uno dei lavoratori, appunto un lavoratore della Sirti che è andato in delegazione, quello che si è tentato di fare è di costruire un percorso per fare dei tavoli che però producano delle iniziative concrete per rilanciare questi settori e quindi rilanciare l'occupazione. Dopodiché c'è anche un problema di ammortizzatori sociali che noi abbiamo posto, perché molte di queste delle aziende, insomma, in cui sono occupati questi lavoratori stanno esaurendo gli ammortizzatori sociali, quindi ci sarà un problema di reddito se non si interviene, se il governo non interviene. Ieri il governo ha avuto la fiducia, come vedete questa situazione politica? Come la vediamo? Cioè è un governo che è veramente molto precario, cioè un governo che purtroppo non ha risolto molti dei problemi concreti del paese. È chiaro che non lo vediamo di buon occhio, siamo qui anche per contestare questo governo, non c'è dubbio.